Inaugurato lo sportello antiusura finalizzato alla lotta alla criminalità nella sede di Confindustria Bari e Bat. L'iniziativa, nata a sostegno delle piccole e medie imprese pugliesi, è stata realizzata da Fidit e Confindustria con l'obiettivo di fornire accesso al credito o eventuali garanzie necessarie in favore di soggetti che, non riuscendo ad ottenere credito dal circuito bancario, rischierebbero di rivolgersi a circuiti illegali. In questi casi gli imprenditori si sentono isolati, sono soli, sono in grande difficoltà. Noi abbiamo avuto un caso di cronaca in cui un imprenditore per 4.000 euro si è levato la vita, si è impiccato, era un imprenditore agricolo. Cioè, ci sono delle situazioni in cui uno è veramente disperato, ma in tutte le situazioni non bisogna mai rivolgersi agli usurai, mai rivolgersi ai delinquenti, ma sempre tentare con la possibilità dello Stato, che offre tutta una serie di sportelli antiusura, una serie di informazioni. E noi, con una consulenza e casomai anche con un aiuto economico laddove è possibile darlo. L'intermediario finanziario, infatti, attraverso l'accesso ai fondi di prevenzione dell'usura, erogherà un credito diretto fino a 40.000 euro per ciascuna azienda ne facesse richiesta, offrendo inoltre le adeguate soluzioni in ambito creditizio, finanziario e gestionale. Cerchiamo, come spesso viene detto, di mettere in atto concretamente il principio per il quale finanziare le aziende per quello che faranno e non per quello che hanno fatto. Sappiamo benissimo che queste sono aziende ad elevato rischio finanziario, ma sappiamo altrettanto che, assistendole in maniera corretta, eventualmente anche grazie al finanziamento con il sacrificio degli attuali creditori, potranno ripartire. Quindi a noi interessano aziende che, pur in crisi oggi, siano in grado di stare meglio domani.